Quando si procede con la potatura degli ulivi? In che In questo periodo? periodo, mese di febbraio-marzo, Perché? e quindi è il periodo giusto per la potatura degli ulivi. L'anno Circa le scorso mosche. l'uliva non c'è stata perché non ha legato l'ulivo, E cioè le come mai? fiore, perché in quel periodo ha fatto freddo. Invece quest'anno? Quest'anno si prevede buono, almeno la pianta sta, diciamo, in forza ai germogli, birindelli, i birindilli, non Come si birindelli, dice Birindilli? Che cosa sono significa? birindelli. Sono i rametti nuovi, perché l'ulivo fa il frutto al rametto del secondo anno, non il rametto del primo anno. Ah, E quindi queste sono tutte gemme, queste ok. Che qua, preludono alla nascita dell'olivo. gemme a fiore. Ah. Dovrebbero, poi dipende pure dall'annata, dal tempo, in quel periodo che c'è la fioritura. E anche da come viene potato l'albero? Beh sì, la potatura è importante, è anche necessario, perché altrimenti, a parte che con la potatura gli acini vengono più grossi, nello stesso tempo vengono più grossi e quindi come grandezza dell'acino c'è pure più olio. Invece quando è molto chiuso, cioè non è potato, fa Degli acini più degli acini piccoli. Ho molto piccoli, e quindi è solo il capito. nocciolo. Adesso comincia la potatura. Come si sceglie il ramo da potare? Cioè, come funziona? Bisogna allargarlo, Ah. cercare di allargarlo, perché l'oliva ha bisogno molto sole. E non farlo andare molto in alto, altrimenti chi lo va a cogliere la cosa? Ma qua vicino al fosso.